Moreno Cambiaghi, Giulia Paganoni guardano tutti dall'alto in basso per quanto riguarda il Harry Italian Trophy, vogliono guardare la Coppa di Zona anche con un altro occhio, strizzano l'occhio anche agli amici del pubblico con Giulia che è una grandissima collaboratrice della Cisodio, lei si è occupata anche della parte di comunicazione fino alla vigilia delle gare fino a poche ore fa, ora sì. Invece si dedica alla comunicazione delle note al suo pilota, nonché compagno, Moreno Cambiaghi. Che bello questo connubio, ragazzi. Sì, dai, siamo contenti, correre a casa è sempre bello. Faremo del nostro meglio, sappiamo che gli avversari sono molto forti, quindi ci impegneremo al 100%. Il pilota di Traona è carico come una molla, lui che sta gareggiando nel campionato italiano assoluto nella due ruote motrici con Giulia Paganoni, non poteva assentarsi nell'appuntamento di casa, ovviamente con il vostro. Attenzione, un applauso gigantesco, lo dobbiamo fare a questo equipaggio, fermati qui Moreno, con la numero 29, Moreno Cambiaghi, Giulia Paganoni, sono stati grandissimi, protagonisti di questo rally, vincono la classe, sono strepitosi davanti a tutti, adesso ovviamente le classifiche sono in divenire, ma sappiamo che siete là davanti per quanto riguarda le due ruote motrici, super prestazione per il pilota di Traona, allora facciamolo un applauso! Con Giulia, anche valente collaboratrice del comitato organizzatore, allora Moreno,
È vero che passare ormai stai prendendo dimestichezza con le vetture di altra categoria nel campionato italiano, tornare sulla tua realtà ha fatto un bel effetto, ma vi ha dato anche una buona spinta in chiave assoluta. Sì, dai, ci siamo divertiti, abbiamo cercato di far divertire anche la gente, soprattutto Mello, che è il mio paese, Traona Mello, e siamo contenti del risultato. Sono contento che Giulia è stata perfetta, la gara bellissima, un caldo della Madonna, però dai, bene. Molto bene, al punto che avete vinto il trofeo Costiere dei Czech. Qua davanti, venite qua davanti, prego, lì davanti a tutti, con Giulia, abile navigatrice. Hanno vinto ogni weekend per la prossima settimana presso l'hotel Balaglia, perché questo era il premio, perché il trofeo Costiere dei Czech consisteva nel andare a sommare i due migliori tempi della prima due ruote motrici sui passaggi della PS Mello, con l'obbligo di arrivare in fondo qui in piazza, e loro sono risultati i migliori col tempo di 14:39,5. Vincono il sesto trofeo dei Czech. Vogliono cambiare, Giulia Paglianoni. Dobbiamo ringraziare questi piloti perché veramente ci hanno fatto vedere le loro veramente professionalità, e noi abbiamo visto anche i loro performance. Bravi, grazie! E grazie mille a voi, all'hotel, a tutti i fautori del trofeo Costiere dei Czech, con Cambiaghi e la Paganoni. Certo, anche due, ci mancherebbe. Guarda qui, anche con Simone e tutto lo staff che ha coadiuvato al meglio la partecipazione di questo equipaggio della Renault Clio R3C.